Grazie. No, no, benissimo. Va bene in tutte le versioni, basta che si capisca che sono io, poi va bene. Beh, buonasera a tutti, e saluto innanzitutto l'assessore alla cultura del Comune di Rovereto, vedo anche l'assessore alla cultura della comunità di Valle. Saluto anche la dottoressa Berti, che ho visto prima, direttrice della Fondazione Campanelli Caduti, e vedo anche Anna Pisetti del Museo Storico della Guerra. Vedo anche Camillo Zara, che punta all'orizzonte, e quindi saluto anche lui, il provveditore del Museo della Guerra di Rovereto. Ringrazio innanzitutto per l'invito. È chiaro che su una tematica di questo tipo si potrebbe parlare a lungo, il tempo dovrà, naturalmente dovrò essere molto sintetico per ragioni di tempo. Però ringrazio naturalmente l'Osservatorio per l'invito e soprattutto per l'attività che è stata svolta in questi anni. Io sono un osservatore di quello che fa l'Osservatorio, leggo spesso le vostre newsletter, non mi capita per tutte le newsletter che mi arrivano, ma devo dire che sono veramente molto preparate, molto documentate. Porto il saluto dell'assessore alla cultura, rapporti europei e cooperazione della provincia di Trento, Franco Parisi. La domanda che tu ponevi, parlando a ruota libera sull'importanza che ha la Grande Guerra in Trentino, credo che sia evidente che al di là del centenario, in realtà da sempre il tema della Grande Guerra in Trentino suscita interesse, perché evidentemente è un tema che ha segnato profondamente questo territorio, ha segnato le persone, non solo i militari ma anche moltissimi civili. E naturalmente su questo è stato fatto un grande lavoro nel corso dei decenni, e avere Camillo Zadra penso che sia anche una testimonianza del lavoro che non solo in Valagarina ha fatto il Museo della Guerra, che hanno fatto tante altre istituzioni, tanti altri ricercatori, per mettere in luce anche la testimonianza, le microstorie, la testimonianza anche di tante persone, appunto non solo soldati ma anche profughi in quell'esperienza. I numeri parlano chiaro, ormai li conosciamo a memoria, ma credo che siano sempre significativi. Abbiamo questa definizione di popolo scomparso di Diego Leoni, che evidentemente ci chiarisce con un'espressione molto semplice il fenomeno dell'oltre 40% dei trentini, soldati e profughi, che tra il 1914 e la conclusione del conflitto in qualche modo non si ritrovarono più in questa terra, furono lontani da questa terra per motivi di guerra o perché allontanati in quanto appunto profughi o quant'altro. E quindi è chiaro che il fenomeno è stato particolarmente pesante, non che sia solo Trentino aver vissuto naturalmente esperienze di questo tipo, perché anche i territori noi vicini le hanno sicuramente vissute, pensiamo anche comunque al caso del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, per restare sempre nell'ambito del fronte meridionale. Credo che questo tema quindi abbia una sua valenza forte nella cultura del Trentino. Credo però che l'occasione del centenario, e questo mi pare che sia anche l'intenzione della provincia autonoma di Trento, si possa fare un ulteriore salto di qualità. Non è semplice, perché i soggetti sono molti, perché l'aspettativa è anche molta, però io devo dire che sono ottimista in questo, perché c'è un'esperienza di cui parlavo, non solo nel campo della ricerca ma in altri settori, dopo lo vedremo, che ci consente di poter dire comunque con una certa fiducia che il 2014 sarà non tanto un punto di arrivo, quindi non sarà solo il momento delle celebrazioni in quanto tali dei 100 anni dallo scoppio del conflitto, ma sarà l'inizio di un percorso di crescita del territorio per quanto riguarda l'offerta in generale sulla Grande Guerra, che poi si differenzia naturalmente in più ambiti, di cui parlerò fra poco. È chiaro che, tolgo i panni di coordinatore provinciale del centenario per un attimo e metto quelli dello storico, dell'appassionato. È chiaro che per rispondere anche a quello che è un po' il tema della serata, cioè memoria d'Europa, dalla Grande Guerra all'integrazione europea, io credo che naturalmente a livello europeo ci troviamo, come tutti sappiamo, in una situazione di grandi difficoltà economiche e finanziarie, e quindi c'è un'emergenza che innanzitutto di quel tipo. Si rischia di mettere in secondo piano quella che è un'emergenza invece culturale, e credo che
Comunque anche le parole che ho veramente apprezzato molto del dottor Bottoni sul caso ungherese siano illuminanti, perché il caso ungherese non è certo un caso isolato. Io credo che questi tipi di tensioni emergeranno inevitabilmente, in modo più o meno forte, con l'avvicinarsi del centenario, dallo scoppio del conflitto, perché da un lato, diciamocelo pure, c'è un sottobosco di anche movimenti ultranazionalisti, xenofobi che sta emergendo, che sta avanzando, seppur in silenzio, più o meno in silenzio, in Europa, ed è chiaro che proprio su queste tematiche storiche e anche su alcuni capitoli aperti della storia legata al tema del nazionalismo, al tema della Grande Guerra, molti di questi movimenti possono costruire anche la loro, tra virgolette, fortuna politica. Leggevo proprio l'altro giorno, e qui apro una piccola parentesi proprio sul sito dell'Osservatorio dei Balcani, una riflessione fatta sul blog dell'Osservatorio fatta da una persona sulla figura di non so se si pronuncia esattamente, ma Gabrielo Princip, noto autore dell'attentato che il 28 giugno del 1914 portò alla morte di Francesco Ferdinando Sarajevo. E è chiaro che questa figura ancora oggi in area balcanica da taluni è considerata un traditore, da altri è considerata anche da alcuni esponenti politici un eroe. Così è stato nel corso della storia, è considerato una sorta un irredentista che si in qualche modo si immolò insieme ad altri nell'ideale così di una riunificazione dei popoli di quel territorio nel nome di una nazione. Possiamo dire jugoslava, penso, anche se fosse un termine che usavano allora, ma il concetto era quello. E quindi quello che mi permetto di dire è che ci vuole una cautela, considerando che in considerazione di quanto ho poco detto, perché se il Novecento non è stato, e non credo che sarà in questi ultimi anni, rielaborato a fondo su alcuni aspetti non necessariamente legati al primo conflitto mondiale, si rischia sicuramente di riaprire non tanto un dibattito pubblico, una riflessione storiografica che è più che doverosa, ma anche naturalmente riaprire su altri piani delle ferite. E il tema è quello naturalmente dei nazionalismi, la parola chiave è quella del nazionalismo, perché il nazionalismo si ha come concetto quando il prestigio di una nazione per definizione diventa supremo e diventa totalizzante. Il nazionalismo è l'esaltazione dello Stato nazionale, considerato come ente indispensabile per la realizzazione delle aspirazioni sociali, economiche e culturali di un popolo, il cui prestigio e gloria richiedono una posizione di predominio del mondo. La Grande Guerra è anche un'operazione, è soprattutto espressione di una volontà nazionalista che è emersa nei vari stati. All'interno dei vari stati nazionali che allora componevano l'Europa. E l'Europa di oggi però è nata proprio per superare, credo si possa dire, queste logiche nazionaliste anche alla luce del secondo conflitto mondiale, quindi non solo del primo conflitto mondiale, ma anche di tutto il periodo che c'è stato dopo la seconda guerra mondiale, che ha comportato una forte divisione del continente. E quindi in estrema sincerità percepisco, complice anche la difficoltà economica generale e l'incertezza del futuro, una difficoltà nel prevedere se questo in qualche modo può essere il nostro auspicio, certamente lo è il mio, ma credo che non sia solo mio, di prevedere in qualche modo anche a breve una sorta di condivisione, una condivisa supervisione culturale di ampio respiro sul piano europeo. Del tema della guerra vista non solo nelle singole logiche nazionali, ma in una logica più ampia, cioè una grande guerra europea fondamentalmente, perché è una guerra mondiale, ma la guerra si è concentrata soprattutto sul continente europeo. E quindi questa difficoltà c'è il rischio che naturalmente il tema, rischio per qualcuno può non essere un rischio, però naturalmente è quantomeno un'opportunità persa. Quella di vedere che il tema resti appannaggio delle singole nazioni e che quindi si scomponga il tema delle singole esperienze nazionali, che non ci sia una sorta anche di coordinamento, di insieme, di iniziative forti anche a livello europeo per riscoprire insieme questa esperienza della Grande Guerra. E naturalmente,
questo è un monito che io lancio così a titolo personale come mia sensazione, però devo anche dire che anche su questo versante ci sono istituzioni, enti, soprattutto progetti di ricerca avviati. Io sono reduce, mai l'espressione fu così appropriata, da un paio di giorni trascorsi a Vienna con l'assessore alla cultura, dove si è cercato anche di ragionare su questa tematica, e percependo che naturalmente si stanno muovendo ci sono alcuni movimenti anche a livello europeo sul discorso della Grande Guerra importanti, e quindi è inevitabile che ci sia un coordinamento, un'organizzazione, è chiaro. Bisogna però tener conto che la scadenza del 2014 è dietro l'angolo, e quindi l'auspicio può essere quello di pensare che più che nel 2014, nell'intervallo che dal 2014 al 2018 ci sia un'accelerazione, un intensificarsi delle relazioni su questo tema. Certo, il Trentino, se vogliamo parlare al caso Trentino nello specifico, è visto, si parlava di questi aspetti al Ministero degli Affari Esteri a Vienna, ma se ne è parlato anche con l'ambasciatore italiano a Vienna. Il Trentino è sicuramente visto nelle relazioni fra Italia e Austria, per esempio, come sull'asse Roma-Vienna, come un luogo assolutamente privilegiato nel quale mettere in luce molti aspetti della storia di quel conflitto, e anche in virtù della funzione storica che il Trentino ha sempre avuto, diciamo, come in quanto terra di ponte fra questi mondi, oltre per il fatto naturalmente di aver condiviso delle esperienze politico-istituzionali di appartenenza nazionale sia all'uno territorio d'Austria, certo non quella di oggi ma l'impero strongarico, e l'Italia, non quella di oggi, e anche il Regno d'Italia naturalmente in precedenza. Molto è stato fatto nel caso del Trentino, lo abbiamo detto, è chiaro che quello che il Trentino vuole fare in questo momento è quello di dare un'offerta anche unitaria, e quindi cercare di coordinare tutto questo insieme di iniziative e di progetti che sono stati attivati, con la volontà di ricomporre questa vicenda trentina in un'ottica più internazionale ed europea. Ed è per questo che anche il senso del viaggio a Vienna è stato quello, incontrando anche responsabili di musei e anche di altre associazioni, di cercare di poter portare a Vienna iniziative del Trentino legate alla Grande Guerra, e nello stesso tempo poter portare anche in Trentino qualche iniziativa che viene presentata in quel territorio. Nello stesso tempo, ovviamente, il Trentino ha il compito di costruire delle relazioni importanti, soprattutto con quelle regioni del nostro paese che hanno condiviso l'esperienza del fronte meridionale, quindi in primis con il Friuli Venezia Giulia e con il Veneto. E prima di dare un brevissimo quadro illustrativo dell'organizzazione che ci siamo dati, molto sintetico, faccio qualche altra breve considerazione circa il ruolo del Trentino. Il Trentino durante la Prima Guerra Mondiale ha ospitato, tra virgolette, l'espressione è assolutamente inadeguata, centinaia di migliaia di soldati che arrivavano da tutta Europa. Basti guardare alla composizione nazionale di allora dell'esercito austro-ungarico, ma non solo, anche ovviamente di altri, chiaramente l'esercito italiano, l'esercito plurinazionale austro-ungarico e poi anche altre nazioni che sulla fase finale del conflitto confluirono in questo territorio, passarono in questo territorio, combatterono in questo territorio. Nei giorni scorsi, e qui mi collego al tema dei profughi, c'è stata l'inaugurazione in Boemia, a Praga, della mostra Boemia Mia, che ricorda l'esperienza dei profughi della Val di Ledro in quel territorio, e quindi negli anni sono stati anche instaurati molti rapporti con quei territori che all'epoca ospitarono i nostri profughi. Altre suggestioni importanti che ci consentono di avere un ruolo europeo riguardano da un lato l'esperienza dei Trentini in Galizia, e quindi anche su questo sapete che è stato fatto molto in passato, di recente anche il viaggio organizzato dal Museo della Guerra di Rovereto della provincia autonoma di Trento in Galizia con 150 partecipanti nel 2011 a visitare i luoghi nei quali giacciono le spoglie di numerosi caduti trentini con l'esercito austro-ungarico in quel territorio. E poi il tema della pace, l'altro tema fondamentale, siamo Rovereto, città della pace, e quindi è chiaro che il tema della pace è un tema cruciale, un tema
che si presta molto ad una riflessione e anche allo sviluppo di iniziative che vanno in questa direzione, anche perché il logo che è stato prescelto dalla provincia per rappresentare il tema del centenario è questo, nel quale, come vedete in forma trilingue, in basso è presente lo slogan che è "Dalla guerra alla pace". Questo logo raffigura il Trentino all'interno di questa S rovesciata che identifica il fronte meridionale dal Trentino occidentale fino all'Adriatico e colloca il Trentino all'interno di questo fronte 14-18, naturalmente, perché per il Trentino, come detto, come è evidente, la guerra è iniziata nel 1914. E anche l'esperienza dell'Euregio è un'esperienza importante, non è certo un'esperienza che caratterizza solo il Trentino e le altre regioni che la stanno condividendo, ma è un'esperienza che si ripete in molti altri territori europei dove esistono accordi frontalieri che peraltro permettono anche a molti giovani di entrare in una logica europea confrontandosi con coetanei di altre nazioni, di altri stati. L'ultima cosa che volevo dire riguarda il fatto che sta crescendo anche a livello europeo la condivisione di un progetto. Può sembrare un progetto secondario, ma comunque un progetto molto importante per il Trentino. L'idea del Trentino è quella di chiedere la tutela UNESCO, da parte dell'UNESCO, ai forti austroungarici, non solo quelli evidentemente collocati, e sono molti, all'interno del nostro territorio, ma più in generale i forti che sono austroungarici presenti sul continente, rispetto ai quali è stato fatto anche un censimento da parte della sovrintendenza ai beni architettonici. Concludo dicendo che per dare vita a tutta una serie di iniziative che stiamo strutturando per il centenario, per l'iniziativa per l'anniversario dei 100 anni dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, iniziative che sono in capo all'assessorato alla cultura, è stato naturalmente individuato un tavolo operativo del quale fanno parte diversi enti che da tempo si occupano, enti e istituzioni che si occupano del tema della Grande Guerra. Naturalmente ciascuna di queste strutture, ciascuno di questi enti che ha in carico una parte del progetto sviluppa autonomamente, poi confrontandosi all'interno di un tavolo di coordinamento, le proprie parti di competenza. L'elenco brevemente: abbiamo il piano degli interventi territoriali che fa capo alla sovrintendenza dei beni architettonici. Alla sovrintendenza dei beni architettonici della provincia da 10 anni almeno sta facendo interventi di restauro di forti della Prima Guerra Mondiale sul nostro territorio. Sono molti, che molti di questi forti sono già stati sistemati, una delle altre sono in fase di completamento. Una delle questioni più importanti è quella, oltre che a vederli riconosciuti come beni UNESCO, è quella di renderli facilmente fruibili e quindi far sì che siano poi visibili, che ci sia anche la possibilità di avere naturalmente una fruibilità da parte dei turisti e delle scuole e di tutti i soggetti interessati. C'è poi la rete Trentino Grande Guerra, che fa capo al Museo Storico Italiano della Guerra. Se poi Camillo Zada volesse aggiungere eventualmente qualcosa, io accenno brevemente a un aspetto importante. Esiste un insieme di soggetti che da anni si sono strutturati in forma di rete, non solo i musei, che sono una ventina circa in Trentino, che si occupano di Grande Guerra, ma anche tantissimi altri soggetti che si sono messi insieme, hanno fatto rete, e sulla base di questa rete stanno portando avanti molti progetti, e credo che la rete Trentino Grande Guerra sia uno dei pilastri importanti che daranno un sostegno anche a questo tipo di progetto. Quindi il Museo Storico Italiano della Guerra si sta occupando del coordinamento della rete Trentino Grande Guerra. C'è poi la questione dei progetti di valenza interregionale, quindi le relazioni con i territori vicini, sono curati questi progetti dalla Fondazione Museo Storico. I progetti di ricerca e di studio, quindi parliamo di ricerca storica e studio di queste tematiche, affidati al Museo Storico Italiano della Guerra, il tavolo di coordinamento specifico è affidato al Museo della Guerra. C'è un progetto comunicazione che fa capo all'ufficio stampa della provincia, un progetto di promozione turistica che è in capo a Trentino Marketing,
si sta anche creando una sinergia tra il settore cultura e il settore turismo, si stanno coinvolgendo le APT, si sta cercando di formare anche gli operatori in questo senso. Uno degli obiettivi dichiarati è, ma non è evidentemente l'unico, è quello di coinvolgere soprattutto gli studenti delle scuole italiane, principalmente delle terze medie, che potrebbero, se naturalmente siamo in grado di fornire anche delle offerte accattivanti, credo che potremmo essere in grado di farlo, potrebbero essere garantire una presenza notevole sul territorio trentino a partire dal 2014. Il progetto formazione è sempre in capo al Museo della Guerra, e poi c'è il piano degli eventi culturali, che fa capo al servizio di attività culturali della provincia, tutto ciò che riguarda naturalmente musei, attività e quant'altro collegate, rievocazioni, manifestazioni teatrali, concerti legati al tema della Grande Guerra. Quindi un insieme di soggetti che hanno in capo alcuni settori di competenza e un coordinamento a livello provinciale che fa capo all'assessorato alla cultura. Il progetto sta procedendo, e noi confidiamo che si possa arrivare alla scadenza del 2014 con un'offerta qualificata che potrà avere una ricaduta positiva non solo, ci auguriamo, in termini turistici, ma anche in termini culturali per il Trentino. Grazie.